Eh, amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati a Matchpoint. Un altro incontro con uno dei protagonisti dell'economia italiana. Questa sera eh, parliamo del mondo eh, dell'agricoltura, del mondo dei nostri coltivatori con il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi, presidente. Partiamo subito. Eh, al massimo con quella che è la protesta degli agricoltori. Entriamo subito davvero nel, nel merito. Avete portato le vostre istanze in Europa anche con una certa convinzione, giustamente. Eh, ci può spiegare esattamente che cosa chiedete e le risposte stanno arrivando, non stanno arrivando? Ma diciamo che la protesta nasce su un lavoro che è iniziato diciamo così, più di un anno e mezzo fa su alcuni regolamenti che rischiavano di impattare in modo significativo sulla vita delle nostre imprese, ma soprattutto nel delocalizzare tante attività dall'intera filiera agroalimentare. In quei paesi in cui le norme non vengono rispettate, cui i cui dati legati alle emissioni ambientali sono esattamente il doppio rispetto a quelli che l'Europa ha, e quindi una Attenzione rispetto a quella che era una conoscenza che secondo noi mancava a livello europeo. Sotto questo punto di vista, siamo riusciti, abbiamo ottenuto la modifica e il ritiro di alcuni regolamenti. Il ritiro, ad esempio, per quanto riguarda una normativa che avrebbe portato a il perdere il 30% della capacità produttiva all'interno del nostro paese che riguardava gli agrofarmaci. Contestualmente anche altre normative come quella del packaging, che non sono oggi al 100% risolte. Siamo riusciti a modificarle per evitare che ci fosse uno spreco di cibo, un aumento dei costi per i cittadini e i consumatori, favorire, favorire l'utilizzo delle, delle plastiche biodegradabili, quindi con un'attenzione anche nei confronti dell'ambiente, ma come dicevo prima con la conoscenza rispetto a quello che la filiera può rappresentare come opportunità. Ci sono tante altre cose che ancora non funzionano e dovrà essere lavoro che noi riusciremo a mettere in campo anche con la futura e la prossima Commissione e con il prossimo Parlamento. Possiamo dire che si è aperto un dialogo? Si è aperto un dialogo che finalmente parte dal confronto e non dall'imposizione, soprattutto di carattere ideologico, come avevamo conosciuto soprattutto nella prima fase della Commissione dello scorso mandato e che quindi rischiava, come dicevamo, di penalizzare in modo significativo il lavoro dei nostri imprenditori, ma anche una risposta nei confronti dei cittadini. Ecco, la Commissione europea, poi a prescindere di chi, da chi la guiderà, che ancora è un punto interrogativo, punta eh, con decisione al Green, Deal, al Green New Deal. Qual è il ruolo per la nostra agricoltura anche in funzione della nuova PAC? Ma io penso che la politica agricola comune sia stata pensata eh, sin dalla nascita della comunità economica europea eh, in termini di eh, aiuto al reddito economico degli imprenditori agricoli e questa è la finalità che deve continuare ad avere, quindi un sostegno forte perché questo si è anche tradotto in un minor costo per il cittadino e per i consumatori. Eh, contestualmente ci sono delle nuove iniziative in termini di sfida che riguardano anche l'ambiente nel quale noi viviamo e mi piace sottolineare che gli agricoltori sono i veri custodi del territorio e dell'ambiente nel quale si vive, eh, che se si vogliono attuare e ci vuole essere una spinta anche veloce in termini di innovazione, questa deve essere fatta con nuove risorse stanziate da parte del livello europeo non perché l'agricoltura debba essere favorita, ma è esattamente come si fa per tutti gli altri settori produttivi. Eh, tante volte si confonde il fatto che l'agricoltura ha, diciamo così, nell'Europa il suo maggior sostenitore come soggetto. Eh, è altrettanto vero che se noi sommiamo quelle che sono le iniziative di carattere regionale, le iniziative che i singoli Stati membri possono applicare in tutti i settori produttivi e che l'Europa fa, L'agricoltura è assolutamente in linea, ripeto, con qualsiasi altro settore, quindi non siamo assolutamente beneficiati. E se si parla di innovazione e se si parla di ambiente, e l'Europa vuole continuare ad essere oggi il punto di riferimento per sostenibilità a livello globale, come oggi siamo, eh, automaticamente, ovviamente, questa può essere fatta con l'aggiunta di nuove risorse. Quindi si può fare nel modo giusto, diciamo così? Si può fare partendo dal lavoro degli agricoltori, non contro gli agricoltori. Con, con, come con, si suol dire. Assolutamente. Ecco, sostenibilità innovazione sono ormai parole chiave nel vero senso della parola per l'evoluzione di tutto il sistema agricolo e agroalimentare. Eh, ci può spiegare, Presidente, come si sta muovendo la sua organizzazione, quindi Coldiretti, per raggiungere questi obiettivi? Noi stiamo investendo in modo significativo per quanto concerne eh, la formazione, che è un elemento di cui troppe poche volte si parla. Eh, e purtroppo il nostro Paese in questo non ha e non si distingue in termini di lungimiranza, perché se noi pensiamo anche alle ultime finanziarie degli ultimi anni, quando si doveva tagliare su qualcosa riguardava sempre il sistema legato alle scuole, legato alla formazione, legato alle università, perché si pensa che sia un costo, in realtà è un investimento. È quello che non vedi nel breve, nel medio-lungo periodo ti ripaga perché ti mette nella condizione di essere più competitivo rispetto ad altri. Contestualmente, noi parliamo anche di azioni che devono essere fatte dall'Europa stessa. Per quanto riguarda, parlavamo prima di regolamenti. Uno su tutti, la reciprocità, le stesse regole che io impongo alle imprese agricole italiane e europee devono valere quando noi importiamo dagli altri paesi. Cosa c'entra con la competitività? Tantissimo, perché sotto questo punto di vista noi viviamo una forma di concorrenza sleale imponiamo regole rigide alle imprese agricole italiane, favoriamo l'importazione di prodotti che ad esempio sono sottoposti al trattamento di agrofarmaci che nel nostro paese sono vietati da 40 anni perché vengono classificati come pericolosi e l'Italia sotto questo punto di vista ha un primato assoluto. Noi abbiamo un dato che è solo lo 0,5% di prodotti che vengono, diciamo così, prima di essere immersi in commercio, eh, identificati come possibili pericolosi, eh, perché hanno delle tracce di residui eh, di trattamenti che vengono fatti all'interno dell'attività agricola, eh, che sono esattamente 10 die volte in meno rispetto a quello che noi andiamo a importare dagli altri paesi, che tante volte ci troviamo già sugli scaffali della distribuzione. Ecco, queste sono quegli elementi che devono essere superati perché riguardano da un lato la competitività, ma riguardano anche, come dicevo prima, dei sistemi che ci portano a sfidare eh, le nostre istituzioni in termini di attenzione per quanto riguarda proprio la formazione. Le faccio un'ultima battuta velocemente, oggi si discute molto di intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda le regole che ci dovranno essere e noi riteniamo che questo sia assolutamente giusto, ma se contestualmente... Noi non siamo in grado di formare eh, le nuove figure che necessiteranno a tutti i settori produttivi, compreso quello dell'agricoltura, a utilizzare questi strumenti, noi rischiamo di perdere una sfida rispetto a paesi come gli Stati Uniti o la Cina, che oggi sono molto più avanti rispetto a noi. Ecco, oltre alla concorrenza, a volte purtroppo anche sleale, c'è un'altra sfida che coinvolge eh, i coltivatori, cioè il cambiamento climatico. L'Agenzia europea per l'ambiente avverte che, a causa di questi fenomeni, il Mediterraneo sarà sempre più colpito da ondate di calore, di siccità spostamento verso nord delle coltivazioni e poi la tropicalizzazione del clima che sta portando all'intensificarsi di fenomeni estremi, lo vediamo bombe d'acqua naturalmente, eh, trombe d'aria e quant'altro. Eh, le ripercussioni sono importanti per l'agricoltura. Ci può dire a quanto ammontano i danni e cosa state facendo e cosa si sta facendo per contrastare tutto questo? Guardi, le do due dati, 2022 e 2023. 2022 il, eh, i danni eh, che derivavano all'epoca dalla siccità che non si era mai vista in modo così significativo nel nostro Paese avevano raggiunto la soglia di 6 miliardi per l'intera filiera agroalimentare. L'anno scorso 6 miliardi e mezzo, record assoluto per quanto riguarda i danni subiti dalle imprese, in quel caso derivanti da una situazione diametralmente opposta. Bombe d'acqua, smottamenti. Alluvioni, ricordiamoci quello che è avvenuto in Emilia-Romagna, ma contestualmente quello che è avvenuto nelle Marche, in Toscana. E quindi la proposta di Coldiretti è, da un lato, utilizzare gli strumenti che noi abbiamo favorito perché potessero arrivare nel nostro paese, come ad esempio la centrale meteorologica che è oggi ha sede in Emilia-Romagna, che è quella che ci darà la possibilità nei prossimi anni di avere una lettura in diciamo così, tempi adeguati per le imprese eh, nel sapere il rischio di carattere meteorologico che può colpire le imprese agricole in modo diretto, contestualmente sempre l'utilizzo dei dati. Eh, droni, satelliti, eh, agricoltura di precisione, sono tutti strumenti che ci possono aiutare a, ad affrontare il tema del cambiamento climatico e anche con un'ulteriore maggior sostenibilità da parte delle nostre imprese, anche se mi piace sottolineare che oggi l'agricoltura italiana in tutte le sue filiere è in assoluto la più sostenibile a livello globale. Contestualmente diciamo che deve essere fatta uno sforzo che deve riguardare tutti i paesi a livello globale, perché è chiaro che introdurre dei sistemi in pochi paesi o in un solo continente non sarà sufficiente per cercare di frenare tutto quello che oggi diventa sempre più evidente in termini di rischio. L'Italia può fare un qualcosa in più, perché sotto questo punto di vista purtroppo altri paesi ci stanno superando la realizzazione di bacini di accumulo. La Francia era per poco al nostro stesso livello fino a dieci anni fa, lo stesso la Spagna. Oggi la Francia trattiene il 37% di acqua piovana, la Spagna trattiene il 28% di acqua piovana, noi continuiamo a trattenere esattamente come dieci anni fa solo l'11% di acqua piovana. Questa diventerebbe alla realizzazione dei nuovi bacini di accumulo una risposta nella produzione eh, idroelettrica e quindi anche un tema di energie rinnovabili, contestualmente evitare tutte quelle forme di smottamento che abbiamo soprattutto nelle aree di alta collina e di montagna, che poi si ripercuotono però anche nelle zone di pianura, perché come lei diceva giustamente noi oggi assistiamo a bombe d'acqua, quindi o siamo in grado di trattenere quest'acqua o se noi la lasciamo andare come la gestivamo fino a qualche anno fa, il rischio purtroppo è quello, come dicevo, che abbiamo purtroppo potuto vedere in territori che sono stati poi alluvionati con quelli che sono non solo i danni di carattere economico ma anche drammi umani nella, vita di perdita, eh, nella perdita di vita umana. Infatti anche quello è un altro elemento non da sottovalutare assolutamente ovviamente, eh, perché parliamo naturalmente di lavoro ma parliamo anche di, 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 di drammi, di tragedie. Certo. Eh. Eh, tutto questo, nonostante tutto questo... è. Eh, alleggeriamo un attimo anche il nostro, il nostro dialogo, il Made in Italy continua ad andare alla grande, eh, il 15 aprile c'è stata la celebrazione della giornata nazionale diciamo del, di questo, eh, lei che cosa ne pensa e mi dica se bisognerebbe puntare maggiormente anche su, sul Made in Italy? ma Io penso che il Made in Italy oggi è un qualcosa che vada preservato rispetto agli attacchi continui che noi abbiamo in termini di falsificazione dei nostri prodotti. Eh, quindi con la registrazione di tutti quelli che sono i marchi delle nostre DOP. Quindi Italian eh, Sounding, tutto questo fenomeno. Italian Sounding è... vale esattamente il doppio rispetto al valore di ciò che noi esportiamo di vero prodotto agroalimentare italiano, nonostante il due, nel 2023 noi abbiamo raggiunto il record storico di 64 miliardi. E nonostante i primi mesi del 2024 ci danno un indice di crescita altrettanto significativo in termini di percentuale, eh, siamo a doppia cifra per quanto riguarda la crescita rispetto al 2023, ripeto, nei primi sei mesi del 2024, quindi un dato particolarmente eh, positivo. L'Italian Sounding vale 120 miliardi. E, eh, il valore complessivo della filiera agroalimentare con tutti quelli che sono. Ovviamente i soggetti che lavorano sono a stretto contatto con quella che è la realizzazione di ciò che necessita le nostre imprese. Oggi supera i 620 miliardi di euro. Siamo fra le voci più importanti in termini del prodotto interno lordo per il paese Italia. Eh, L'agroalimentare è la prima voce per importanza delle esportazioni dell'Europa e per l'Italia si eh, continua a contraddistinguere, come dicevo, con delle crescite eh, particolarmente significative. È da dieci anni che noi continuiamo a crescere. Quindi ci dobbiamo accontentare? No, noi riteniamo che, eh, se saremo in grado di utilizzare al meglio anche le risorse del PNRR per quanto riguarda tutto il tema della logistica, che riguarda il trasporto non solo su gomma, ma anche su rotaia dei prodotti agroalimentari, soprattutto quelli deperibili. Eh, e contestualmente il trasporto marittimo che noi riteniamo siano le vere autostrade del futuro, l'Italia ha una potenzialità di crescita eh, particolarmente rilevante, sicuramente la più importante rispetto a quello che oggi viene, avviene per tutti gli altri Stati membri perché. I consumatori presenti nel mondo hanno e eh, ci richiedono sempre di più prodotti italiani. Lei ha parlato del Sud Italia come di una nuova California, ecco, per il nostro paese, per il nostro rilancio. Ci può dare qualche dato sulle eccellenze italiane, sul cibo agroalimentare, ovviamente del Sud Italia e non solo? Guardi, eh, può sembrare una provocazione. Eh, noi abbiamo assistito negli anni ad un tentativo di industrializzazione eh, con aziende siderurgiche, con aziende diciamo così, della meccanica eh, in alcune regioni del sud Italia, eh, senza ottenere nessun tipo di risultato. Perché in tanti casi queste realtà, quando arrivavano, prendevano la parte di contribuzione che il paese metteva a disposizione e poi dopo qualche anno chiudevano quelle che erano eh, i siti produttivi non restituivano, diciamo. Non solo non restituivano, ma creavano anche, diciamo così, eh, un danno di carattere sociale e ambientale anche molto spesso nei confronti delle persone alle quali si dava una prospettiva di poter avere un lavoro eh, che si concretizzava nel tempo e quindi nel crearsi anche dei nuclei familiari che sono di grande importanza, pensiamo a tutto il problema che oggi abbiamo all'interno del nostro Paese legato alla eh, mancanza di nascite che sono però la prospettiva di futuro per qualsiasi Paese eh, e quindi il tema demografico, eh, noi riteniamo che nel Sud eh, si è perso di vista quello che lo poteva caratterizzare. Eh, in parte la Spagna l'ha capito più di noi, quindi creando dei meccanismi per i quali ci fosse un'attenzione in termini di innovazione per tutta la filiera agroalimentare, abbinata al settore del turismo, quindi non far vivere quei territori solo in alcune settimane dell'anno, ma creare un'offerta che potesse durare almeno nove mesi. Avviene già, come dicevo ad esempio in Spagna, sui territori. Eh, soprattutto dal sud e dalla Spagna, l'Italia non ha nulla da invidiare sotto questo punto di vista perché ha anche un livello di bellezza paesaggistica e di eh, diciamo così, eh, tutta una serie di offerte eh, che possono riguardare anche la cultura eh, e i monumenti eh, che il mondo ci invidia, se lo abbiniamo al valore della nostra filiera agroalimentare eh, nessuno ci può battere. Quindi riscoprire questo significa creare un indotto che dà certezze alle persone che vivono nel nostro mezzogiorno senza avere il bisogno di doversi trasferire in altre parti dell'Italia o in altre parti dell'Europa e soprattutto creare quel valore che su quel territorio deve rimanere. Quindi diciamo anche un, un, un buon investimento diciamo, per il nostro territorio e per la crescita e il futuro del nostro paese. Un investimento lungimirante. Eh, non dimentichiamoci che nei prossimi anni il Mediterraneo sarà uno dei luoghi, delle zone con i maggiori scambi commerciali. Se noi andremo a sviluppare il nostro mezzogiorno eh, come possibilità, eh, come dicevamo, di sviluppo delle filiere agroalimentari e far diventare i porti del mezzogiorno, quelle piattaforme che diventano una connessione con quei continenti sui quali ci sarà interesse nell'avere degli scambi di carattere commerciale è tutto valore che può rimanere nel nostro paese. Se non lo faremo noi, lo faranno gli altri e sarà l'ennesima occasione persa. Questo vuol dire anche posti di lavoro, naturalmente, posti di lavoro, occupazione anche per chi arriva in Italia diciamo, dai paesi... Eh, più poveri, no? Del, ah, assolutamente, vuol dire occupazione, vuol dire sviluppo, vuol dire certezze, vuol dire dare una speranza alle nuove generazioni, vuol dire creare condizioni per le quali il nostro mezzogiorno non abbia nulla da invidiare con altri territori del nostro paese, c'è stato troppe volte a confronto fra il nord e il sud, eh, e contestualmente creare anche una rete sociale nei confronti di quei cittadini provenienti da altri paesi che una volta arrivati in Italia possono avere un loro percorso di vita ma anche in termini di sicurezza senza finire nella rete della malavita organizzata e nello sfruttamento della manodopera. Quindi anche integrazione, quindi questo è molto importante. Alle porte, Presidente, abbiamo la stagione estiva. Il clima direbbe che ci siamo già in realtà, effettivamente, visto il caldo di questi giorni, moltissimi italiani scelgono gli agriturismi, ancora una volta, per trascorrere un po' di giorni di relax, benessere e anche buon cibo, che è quella cosa più importante. Quali sono i numeri che ha col diretti in merito e perché, secondo lei, ci si orienta sempre di più verso questa scelta? Guardi, è impressionante. Eh, oggi noi abbiamo un terzo dei turisti che vengono ovviamente da altri paesi escludo gli italiani in questo caso, che scelgono eh, i territori delle aree interne eh, per avere la possibilità di abbinare al turismo un'esperienza enogastronomica e questo ci dà la possibilità di preservare i territori grazie agli agriturismi che danno la possibilità a far sì che da quei territori non, eh, una persona non se ne debba andare. Anche qua, come per quanto riguarda il tema infrastrutturale, prima abbiamo parlato di infrastrutture materiali, ci sono le infrastrutture immateriali. Se noi vogliamo essere sempre più attrattivi e far conoscere le bellezze di questi territori. Grazie all'ospitalità che i nostri agriturismi possono offrire, noi dovremo portare anche tutto ciò che riguarda la rete in termini di connessione perché diventa uno degli elementi che oggi sempre di più viene richiesto da parte di quei turisti che scelgono l'Italia come meta. Diversamente continueremo ad concentrare l'offerta turistica solo in alcune parti del paese, ma soprattutto andando anche a intasare quelle che sono quelle bellezze che in tanti casi poi rischiamo di perdere, perché c'è anche diciamo così, una eccessiva... Presenza e sfruttamento di quelle che sono le bellezze di carattere paesaggistico e naturale. Quindi gli agriturismi diventano assolutamente un'offerta alternativa, sempre più richiesta, perché sono poi in grado di valorizzare anche la nostra biodiversità. Lei mi parlava di numeri, le do un dato: l'Italia è il paese col maggior numero di biodiversità eh, a livello globale, in una superficie minima di terreno coltivabile, perché se non ricordo male vorrebbe essere lo 0,2-0,3%, noi eh, riusciamo ad avere più del 65% della biodiversità che c'è nel mondo. Quindi un'offerta unica legata al turismo che diventa anche la possibilità, facendo pochi chilometri, nel degustare piatti completamente diversi, eccellenze completamente diverse e anche il nostro settore vitivinicolo, mi piace sottolineare che oggi è il comparto Col maggior numero di vitigni autoctoni, quindi piante e vitigni che troviamo solo su quel territorio e anche questa è un'esperienza unica. Ebbene, naturalmente, infatti, anche il discorso di decentralizzare il turismo è importantissimo. Gli agriturismi, eh, fortunatamente, tolgono un po' di stress, certo. di pressione turistica sui grandi centri urbani, quindi è anche un'ottima cosa. È un'ottima cosa e io, eh, da Presidente Nazionale della Coldiretti, eh, non lo nego, abbiamo anche una seconda finalità, che è quella di evitare lo spopolamento delle aree interne, eh, perché nel momento in cui noi non abbiamo la presenza dell'uomo su questi territori, noi perderemo proprio quel patrimonio quando parliamo di biodiversità, di distintività che il mondo ci invidia e io penso che sia un lusso che noi non solo non ci possiamo permettere, ma è un patrimonio che noi dobbiamo regalare alle future generazioni e creando un meccanismo per il quale i nostri giovani possano trovare interesse nel rimanere sui loro territori ma portandogli il meglio dei servizi, cosa che purtroppo oggi non avviene. Quindi bisogna investire anche in infrastrutture, sia logistiche sia infrastrutture anche di possibilità di connessione. Bravissimo. Eh, quello è quello importante perché è eh, fondamentale. Ormai anche lo smart working, no? A volte può essere... Lo smart working, eh? pensiamo a tutte le nuove forme di comunicazione legate al turismo, banalmente... Una rete veloce ti crea la possibilità di far conoscere un territorio, di postare quelle che sono le informazioni con i turisti che le richiedono. Eh, se noi non abbiamo la rete, se noi non abbiamo la connessione, tutto questo diventa molto più complicato e sappiamo benissimo che purtroppo sotto questo punto di vista il ruolo dei telefoni, dei, di tutto ciò che è eh, il mondo della connessione, dei social, e via dicendo, diventa, diciamo così, una delle richieste principali se tu non hai rete, non hai connessione, eh, chi viene magari non torna. Se invece tu dai un servizio che è completo, chi viene lo apprezza, Conosce il territorio e sicuramente torna a visitare il nostro Paese. Soprattutto i più giovani. Grazie Presidente. Grazie a voi. Ettore Prandini, presidente di Coldiretti e allora io vi invito a restare sintonizzati su 410 del Digitale Terrestre per tutti i nostri eh, appuntamenti di approfondimento, di informazione e di intrattenimento. E l'appuntamento col sottoscritto è per la settimana prossima con altri incontri, altre chiacchierate con i protagonisti del mondo delle istituzioni e dell'economia, qui a Matchpoint.